Preoccupazione in Regione Lombardia per gli annunciati tagli alla sanità. La nostra inviata ha intervistato il presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale Lombardo, Fabio Rizzi. Fabio Rizzi, Presidente della Commissione Sanità in Consiglio, si parla di legge di stabilità, all'interno di questa si parla anche di tagli alla sanità, 4 miliardi e 150 milioni per ora quelli previsti, ma al di là delle cifre, lei dice il concetto è sbagliato. Assolutamente demenziale, andiamo avanti sulla stessa strada dei soliti tagli lineari che continuano a dare beneficio alle regioni sprecone e massacrare le regioni virtuose come Regione Lombardia. Io credo che questa situazione sia assolutamente ormai inaccettabile e io spero che quanto prima si riesca davvero ad approvare in Consiglio regionale una riforma sanitaria di vera e propria autonomia che possa finalmente incurarsi di tutte queste sciocchezze, perché ribadisco sono sciocchezze sottoscritte dal Ministero e vidimate da una conferenza Stato-Regioni a trazione sinistra che non è più assolutamente compatibile con la nostra realtà sanitaria. Io non ho la più pallida idea di cosa sia previsto in questo decreto, ma soprattutto non riesco a capire su che cosa in questo momento lo Stato e il Ministero vanno a deliberare di ciò che è competenza regionale. Noi andremo avanti sulla nostra strada, al di là di quelli che potranno essere determinati tagli, per l'amor di Dio ne prenderemo atto e faremo delle battaglie politiche, sui servizi lo Stato non ci deve mettere il becco. O cambia la legge che devolve la competenza sanitaria alle regioni, o finché la competenza sanitaria è delegata a noi come gestione, questi devono piantarla di rompere le scatole. Devono fare il loro mestiere, che è occuparsi dei macrosistemi e non della gestione dei servizi al cittadino. Non lo sapevano fare, la sanità è stata devoluta alle regioni e noi abbiamo tutte le intenzioni di tenercela in capo.